Buonasera Panatta. Buonasera a voi. Buonasera, buonasera. Oh, io intanto Panatta le volevo fare dei particolari complimenti per la sua partecipazione al programma sulla 7 di Piroso. Ah, io non me ne perdo una puntata la mattina perché faccio colazione a quell'ora e devo dire, insomma, è stata un po' una scoperta per me questo suo ruolo da opinionista anche nel mondo della politica, veramente complimenti. Beh, scherziamo molto, devo dire che è molto... ma è un bel taglio, è una trasmissione che ha un bel taglio, molto interessante e piacevole. Ecco, no, in qualità di tifoso della Roma, come giudica questo momento veramente drammatico sportivamente? Come lo devo giudicare? Che domandaccia. No, vabbè, ma insomma è un periodo che non si gioca tanto bene, insomma, adesso al di là della partita contro l'Inter, mi sembra che le cose non vadano, ma insomma... sono periodi purtroppo che ci capitano un po' troppo spesso, no? All'inizio del campionato. Poi siamo bravi a fare le rincorse, speriamo che anche questa volta la facciamo, ecco, perché se non la facciamo diventa poi problematica la cosa. Ecco, secondo lei si è parlato molto in questi ultimi giorni di una sorta di problema, di un problema che sembra sia sorto tra il capitano della Roma Francesco Totti e il tecnico Ranieri. A suo avviso questo problema è reale e se c'è il problema quale potrebbe essere la soluzione? Ma non mi sembra che ci sia un problema, da quello che ho sentito nelle ultime dichiarazioni di Ranieri mi sembra che abbia detto che prima di tutto viene Totti. Lui è convinto... Credo, se lo dice, sì, logicamente dobbiamo crederci, ma non credo che sia un problema di Totti, credo che sia un problema un po' generale, ma non metterei la croce su Totti, ecco, direi che invece molti settori della squadra, la difesa, mi sembra che ci sia molta disattenzione. Ecco Panatta, lei è stato veramente uno dei più grandi sportivi che abbiamo avuto noi nel nostro paese e soprattutto appunto uomo di sport, esperto anche di situazioni difficili. In città si comincia a dire, ma Ranieri forse è meglio sostituirlo. Sulla base della sua esperienza, anche se il suo era uno sport individuale, qui parliamo di uno sport collettivo, cosa dovrebbe fare la Roma? Insistere con l'allenatore? Come dovrebbe regolarsi? Ma questo malcostume che ogni volta che le cose non vanno così bene si prende un capo espiatorio come l'allenatore, normalmente è questo qui, insomma mi sembra che sia, ripeto, un malcostume. Credo che Ranieri sia un ottimo allenatore, credo che i problemi della Roma li conosca meglio lui che di qualsiasi altra persona e credo che sia l'unico che possa risolverli adesso. È logico che se queste problematiche continuassero ancora per un periodo di tempo, logicamente certe volte la società, io sono sempre stato abbastanza contrario, ma le società cambiano allenatore e si pensano di risolvere i problemi, certe volte li risolvono, certe volte invece addirittura si peggiorano le cose. Ecco, io credo che invece Ranieri debba avere la fiducia della società. Come può allora però la Roma uscire da questa situazione? Beh, io se facevo l'allenatore di calcio ve lo spiegavo. Io sono solamente un tifoso, credo che Ranieri lo sappia perfettamente, perché logicamente tante cose non le possiamo sapere, quello che succede durante l'allenamento, negli spogliatoi, quello che si dicono ai giocatori con l'allenatore. Esiste un problema e è sugli occhi di tutti e va risolto, insomma. Però ecco, non la farei così drammatica come qualcuno già comincia a farla. Ecco, beh, diciamo allora è presto ancora per cantare il De Profundis. Invece, tornando all'argomento di oggi, che diciamo più che il calcio giocato è un ricordo, vuole essere un ricordo ovviamente rivolto verso il presidente Franco Sensi, lei l'ha conosciuto? Beh, certo, l'ho conosciuto. Giustamente. Era soprattutto una persona per bene. Io ho conosciuto Franco Sensi, non ero certamente intimo del presidente, ma l'ho conosciuto e ho avuto sempre questa impressione, e anche dai fatti e dalle cose che ha fatto per la Roma credo che tutti i tifosi della Roma gli debbano essere molto grati. Qual è? Ed è giusto ricordarlo in questa maniera? Ecco, appunto, non volevo chiederle se dovesse descriverlo con un aggettivo per come l'ha conosciuto, che cosa direbbe? Era un bravo papà. Un bravo papà nei confronti dei giocatori, dell'allenatore, anche dei
dello staff della Roma, è sempre stata una persona molto equilibrata, che aveva sempre una, non mai nessun tipo di eccesso né verbale né di comportamento, e credo che sia proprio la maniera giusta per portare avanti una squadra complicata, perché quando poi si gioca ad alto livello le complicazioni esistono, e invece lui ha sempre dimostrato un grande equilibrio. Senta Panatta, lei ha avuto anche delle esperienze di politico, di politico a livello locale, occupandosi sempre di sport, no? Le volevo chiedere una cosa, ma il Gran Premio di Formula 1 a Roma, lei personalmente che ne pensa? Favorevole, contrario? Io abito a Roma Nord, per cui... Quindi la questione non la tange minimamente. No, ovviamente se abitassi all'Euro, da quelle parti, insomma, Cristoforo Colombo, insomma, qualche problema, penso che... Dove abito io, tra l'altro? Se la prende in quel posto. Ecco, ma da un punto di vista, adesso al di là dei disagi, diciamo, no, ma da un punto di vista del sportivo innanzitutto, e poi anche di opportunità, anche di visibilità ed economica per la società, lo giudica un fattore positivo oppure non la convince più di tanto? No, la vedo complicata in quella zona lì. Adesso io il progetto onestamente non l'ho visto, per cui non so dare un giudizio corretto, diciamo. Sicuramente Roma ha bisogno di grandi eventi, l'abbiamo sempre avuto e l'abbiamo sempre avuti, e credo che un evento come la Formula 1 a Roma sarebbe abbastanza, come dire, straordinario, no? Perché Roma, adesso, l'Euro non è certamente la parte storica di Roma, certo, ma è la città che avrebbe un evento sicuramente a livello mondiale, per cui probabilmente anche un indotto economico ci potrebbe essere, però onestamente non ho visto il progetto, non so bene le cose e mi riesce difficile dare un giudizio definitivo. Senta, un'ultima curiosità, lei ha pratica l'offshore, no? Come va questa, insomma, con questi motoscafi ultimamente? Ma guardi, io ho praticamente smesso, visto che ho una certa età, per cui dopo un po' bisogna... Preferisce anche... gli studi televisivi ultimamente. No, vabbè, ma onestamente bisogna anche poi, come si dice a Roma, darsi una regolata, no? Perché sì, è andata bene per tanti anni, sono 25 anni che ho corso, è uno sport molto pericoloso, uno sport che ci vuole una grande efficienza fisica e mentale, e quando si raggiungono i 60 anni forse è il momento in cui bisogna guardarlo e non più praticarlo. Bene, 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 complimenti anche per la saggezza finale, diciamo. grazie ad Adriano Panatta, bocca al lupo a voi, grazie.